Fassa Calceranica, termina Reti Bianche uno dei match più attesi. Nel primo tempo il Calceranica parte forte, giocando bene palla a terra, e al settimo Moreno Nicolussi Paulaz colpisce il palo, sfiorando quindi il gol. Al 31esimo lo stesso Otto si impegna in un bel tiro, ma Lorenz para bene. Nella ripresa il Fassa sfiora il vantaggio con Porcu, fermato da un difensore sulla linea di porta. All'80esimo il Fassa rimane in 10 per l'espulsione di Trotner, e a 8 dalla fine Anderle cerca il colpo grosso, ma sbaglia da due passi. Termina quindi 0-0. Fiemme Aquila Trento. Primo pareggio stagionale per l'Aquila. Il primo tempo a senso unico per i locali, che costruiscono molto gioco ma non trovano il gol. Il vantaggio lo trova comunque l'Aquila nonostante la difficoltà. Mantovani calcia da fuori, al 44esimo sblocca il match, con dell'addio che non può nulla. Nella ripresa i locali insistono con Tommaso Varesco, che prima fallisce e poi sigla il pareggio su assist di Valle. Nel finale Fiemme insiste e cerca il colpo grosso ma non trova il vantaggio. Bel pareggio, termina 1-1. Gardolo Calisio. Manita sorpresa dei Cognolotti. Non c'è assolutamente storia. L'episodio chiave della partita è al 35esimo con l'espulsione di Bertolini per il Gardolo, arrestando quindi la manovra dei gialloblu e lasciando il via libera ai grisorossi. La ripresa è giocata ottimamente dagli ospiti che trafiggono più volte Berlanda. In ordine Pegoretti, Pedrotti, Pegoretti, Santuari e Vanzo spianano la strada a uno strameritato successo. Bazzoli è l'anima del Gardolo, ma non c'è storia perché Tenaglia gli impedisce anche il gol della bandiera. Termina 0-5. La Rovere Mattarello. Vittoria esterna per il Mattarello. In 13 minuti gli ospiti realizzano due reti con Luca Pedrotti e Bona di Man, sconvolgendo i piani dei locali e avviando la partita sui propri binari. Il La Rovere inizia a giocare sulla partita compromessa, ma producono comunque diversi pericoli. Nella ripresa partono ancora meglio, se possibile, gli ospiti, e al 70esimo trovano il gol con Dal Piaz, alimentando l'assedio finale ma senza successo. La difesa del Mattarello reagisce e non si fa sorprendere, con Zongo che para anche un rigore. Finisce con una sconfitta meritata per i locali, termina 1-2. Telve Dolomitica. Non c'è assolutamente partita Telve. I gialloverdi iniziano subito bene, nel primo tempo assediano la porta avversaria. Al 38esimo Lorenzo Micheletti sblocca su rigore il match, mentre al 41esimo il fratello Francesco bissa meritatamente. Nella ripresa suona la stessa musica, con la Dolomitica che cerca il gol ma si scopre, e regala spazio alla successione di gol. Dal 54esimo al 72esimo ogni 9 minuti segna un gol con Nervo, Divina e Vincic. La doppietta di Francesco Micheletti in chiusura serve soltanto a ribadire il risultato, 6-0. Vattaro Lonalasis. Termina in pareggio questo match. Il match è molto conteso e bilanciato da subito, con il risultato che le due squadre si annullano ma dando spazio comunque a qualche occasione interessante, per il Vattaro con Osle Kampreger e per il Lona con Zilli. Lo stesso giocatore del Lona guadagna un rigore e Ciurletti dal dischetto non sbaglia. Il Vattaro accusa il colpo ma prova a reagire. Nella ripresa con i minuti i locali acquistano metri e all'81esimo arriva il pareggio con un diagonale perfetto di Osle. Il Vattaro ci prova ancora ma il Lona resiste. Termina 1-1. Verla Civezzano. Ennesimo pareggio in questa giornata. Il Verla ha comunque il merito di averci provato con convinzione nel primo tempo, senza trovare molti varchi. Il primo tempo si chiude all'insegna dell'equilibrio, mentre nella ripresa i rossoverdi la sbloccano finalmente con Zanotelli. Il Civezzano però prova a reagire, su un rigore piuttosto dubbio, trova il pareggio al 65esimo, nonostante le proteste dei locali, con il gol di Gennara. Le squadre non si scoprono ulteriormente per paura di non perdere. Così finisce il match sull'1-1. Thank you.